Corrado, una prima San Marcellino che è una prima che è andata bene per la Fiorentina Basket, dopo un primo quarto in cui avevate le polveri bagnate, un secondo quarto in cui avete strappato la partita e poi da lì avete costruito la vittoria finale. Tu sei stato chirurgico, nel momento decisivo ci sei stato, quali sono le tue emozioni, i tuoi sentimenti davanti al pubblico di San Marcellino nella prima di campionato? Beh, allora, innanzitutto la prima in casa, all'inizio eravamo un po' emozionati perché comunque siamo tutti nuovi, volevamo fare bene e ci sta che siamo partiti un po' contratti. Poi ci siamo ripresi bene e secondo me abbiamo fatto un'ottima partita, anche se nel secondo tempo non abbiamo trovato il canestro con regolarità, però abbiamo difeso bene e secondo me possiamo essere soddisfatti per oggi. Dobbiamo migliorare perché secondo me questa squadra ha un grosso potenziale, però siamo sulla strada giusta. In difesa avete concesso poco, anche se avete costruito poco obiettivamente nel terzo e nel quarto quarto, soprattutto nel terzo quarto, però le squadre di Nicolai partono dalla difesa e poi la transizione in velocità se c'è, altrimenti si gioca. Sì, no, il secondo tempo abbiamo costruito poco e quei tiri che abbiamo preso da aperti purtroppo sono usciti. Abbiamo sbagliato anche qualche canestro facile che ogni tanto può capitare, però il coach ci ha detto che non sapevamo che può capitare in momenti durante la partita che non si fa canestro, l'importante è difendere forte, perché a parte il terzo quarto che hanno fatto 17 o 18 punti, tutti gli altri hanno fatto dai 10 ai 12, che è comunque un buon risultato. La squadra si sta formando piano piano, lentamente? Sì, sì, no, siamo un bel gruppo, sia in campo che fuori, ci troviamo bene tutti insieme e ci sono tutti i presupposti per fare bene. Niente, grazie.